Landini si è lamentato del mercato nero, di come blocchi l'Italia, però sono convinta che gli imprenditori che sono in collegamento sappiano benissimo che dallo studio di Eurostat, dall'ultimissimo, si evince che l'Italia è la nazione più tartassata di tasse d'Europa. Allora, secondo lei, non è anche lievemente collegato questo aspetto? Le tasse, le nuove tasse che stiamo pagando devono essere investite in spesa pubblica, non devono essere investite nel limitare il debito, perché dobbiamo crescere adesso. Se lei guardi in Europa, no, ma adesso a volte si fanno delle discussioni così. In Europa, se lei prende i paesi scandinavi... Silenzio! Mi dice che sono in Europa o non sono in Europa? La Svezia è in Europa? La Norvegia in Europa? La Germania in Europa? La Francia in Europa? Allora, la Danimarca in Europa? Se noi andiamo a vedere quei paesi lì, che adesso molti la indicano come la flex security, se si va a vedere perché ci possono permettere la flex security, è perché il carico fiscale in quei paesi lì arriva al 56%. Non da altre parti, ci siamo, è contributivo. Forse allora, perché nei momenti di crisi non hanno aumentato le tasse, ma hanno cercato di aumentare la crescita economica, mi scusi. No, io le sto semplicemente dicendo che anche in Italia, mi permetto di dire, io non sto dicendo... Guardi, rappresento quella parte d'Italia che le tasse le paga. Quindi se c'è qualcuno che potrebbe dire basta con le tasse, sono i lavoratori dipendenti, ci siamo? Perché se in Italia il 90% delle entrate dell'IRPEF è a carico del... No, mi permetta, io le sto dicendo, un'altra cosa. Mi permetto di dirle un'altra cosa. Io sto dicendo che in Italia, non lo dico io, lo dice la Banca d'Italia, lo dice qualsiasi istituto, lo dicono in Europa, il livello di evasione fiscale che c'è non ha pari in Europa. Allora io le sto dicendo che combattere l'evasione fiscale è la condizione perché i lavoratori dipendenti paghino meno tasse e perché ci siano anche più soldi pubblici per poter fare degli investimenti e creare lavoro. Questo io penso.